Alzi la mano chi sa che cos'è una Smart City. Beh, vedo che non ci sono molte mani che si alzano, per cui questo quarto d'ora sarà sicuramente di grande utilità. In effetti ci sono tante definizioni di Smart City, proprio perché, e perché questo? Perché la città è un organismo molto complesso e anche la città intelligente è molto complessa, perché ha tante infrastrutture da connettere fra di loro, tanti servizi da erogare e tanti soggetti che devono collaborare insieme per rendere la città sempre più vivibile e più fruibile. Ma cosa pensano i cittadini della Smart City? Cosa hanno capito i cittadini della Smart City? Allora, abbiamo fatto un po' di interviste per strada e le abbiamo raccolte in un video di cui vi faccio vedere un pezzettino. La Smart City è una città dove è possibile fare acquisti di servizi, utilizzi di beni, tutto tramite app e tramite cellulare. La Smart City è una città che ci deve mettere in connessione con servizi facili. No, Smart City mi prende un po' alla sprovvista. Organizzazione urbana efficiente. Oddio, non ne ho idea. Ma mi viene in mente, no? Non lo so. È una città piena di tecnologia, di servizi, il wifi pubblico dove non devi pagare, il fatto di il telefonino poter fare una serie di attività. Fammi ci pensare un attimo, aspetta un po'. Allora, Smart City è servizi appunto che si possono utilizzare sullo smartphone. Fondamentalmente è un'integrazione di vari servizi, sia tecnologici rivolti anche al sociale. Ecco, come vedete, diciamo, di tutto di più, quindi chi ha dato una risposta lo ha dato in funzione soprattutto di quella che è il suo modo di vivere la città e come si aspetta che questo modo possa essere in qualche modo migliorato. Allora, qual è la mia definizione di Smart City? Qual è la nostra definizione di Smart City? È una città che mette al centro il cittadino e rende l'utilizzo della città più semplice, più economico, più sostenibile. Allora, proprio per dare, diciamo, ai cittadini, ma anche agli amministratori, un modo per misurare quanto è intelligente la propria città e scoprire chi ha fatto meglio e quindi poter imparare da chi ha già fatto delle esperienze, abbiamo inventato uno Smart City Index, quindi una classifica di tutte le città italiane sul livello di intelligenza che queste città italiane hanno raggiunto, cioè i servizi che sono effettivamente disponibili nelle città. E qual è il risultato? Allora, come vedete, le città sono 116, sono i 116 comuni capoluogo di provincia che esistono in Italia e la differenza fra le città è notevole. La prima è Bologna, che è considerata una città molto vivibile, ma dopo Bologna ci sono Milano, Torino, ma c'è anche Mantova, che è una città piccola che si è resa ultimamente molto smart. All'ultimo posto abbiamo San Luri. Immagino che pochissimi di voi siano stati a San Luri e forse pochi sanno anche che è uno dei capoluoghi ufficiali della Sardegna, dove noi abbiamo riscontrato, diciamo, pochissima innovazione. Ed è un comune dove però c'è un sindaco giovane molto brillante che mi ha subito chiamato per far vedere tutte le cose che stava comunque facendo per rendere smart la città e che sicuramente lo faranno salire in classifica. Dov'è Como? Allora, Como è al 41esimo posto, quindi in una posizione media, diciamo, senza infamia e senza lode, poi vedremo qualche dettaglio in più per capire meglio come è posizionata Como. Allora, come costruiamo noi lo Smart City Index e quindi come, diciamo, cerchiamo di classificare le città? Ci mettiamo dal punto di vista di chi la città la usa, cioè cerchiamo di fare... Facciamo i cittadini virtuali di tutti i 116 comuni capoluogo che cerchiamo di muoverci nella città, di studiare, di curarci, di lavorare nella città e cerchiamo i modi semplici per farlo. Quindi andiamo a cercare se ci sono dei servizi in rete, su internet, sul telefono che ci aiutano a fare queste cose nelle città. E la stessa cosa facciamo mettendoci dalla parte del turista che cerca di capire che cosa c'è di attrattivo nella città, che cosa ci posso trovare, dove posso trovare da mangiare, da dormire e come posso, diciamo, acquistare in rete poi i biglietti che mi servono per visitarla. No? Quindi ci mettiamo proprio nell'ottica di chi la città la usa e se troviamo tanti servizi digitali mettiamo tanti più, se non li troviamo tanti meno e così viene fuori il ranking della città. Allora, mettiamoci dal punto di vista del cittadino e abbiamo scelto un tema che è quello della mobilità. Allora, cosa vuol dire? Qual è la città che ha la mobilità più smart? Allora, a noi risulta Genova. Genova seguita da Torino e da Milano, ma anche Arezzo è pochissimo distante da Genova, quindi anche una piccola città può avere tanti servizi smart.
L'ultima è Campobasso, dove non abbiamo riscontrato pochissima innovazione, e Como qui posizionato un po' meglio della media, era 41esimo nel complessivo ed è 32esima, diciamo, quindi sulla mobilità, quindi sono un pochettino più smart di quello che è su altri ambiti. C'è. Allora che cos'è che abbiamo trovato a Genova, abbiamo trovato nelle altre città, che rende la mobilità smart? Abbiamo trovato per esempio delle smart card dei trasporti pubblici, su cui è possibile caricare dei biglietti, degli abbonamenti. Abbiamo trovato che nei parcometri si può pagare anche col bancomat e con la carta di credito, o addirittura con un'app. Abbiamo scoperto che molto spesso è possibile, quando si è in giro per negozi, si è a pranzo con degli amici, si è in una riunione e si è vicini alla scadenza del parcheggio, invece che scendere di corsa a infilare le monete e il biglietto all'interno della macchina, si va sulla app e si prolunga banalmente di un'ora il parcheggio, evitando così di muoversi. Sono città dove il tempo di arrivo dei mezzi non c'è solo sulle paline, che ormai sono diffuse in tantissime città, ma si trova anche sul telefono, per cui io se devo scendere fra tre fermate e prendere un altro mezzo, posso controllare se quel mezzo lì è in ritardo o sta arrivando, per cui posso decidere se affrettarmi per prenderlo oppure se posso pigliarmela comoda. Sono città dove troviamo delle informazioni molto focalizzate all'utilizzo. Per esempio, l'ATM a Milano avvisa via Twitter sullo stato di funzionamento delle singole linee, per cui se io tutti i giorni prendo il tram 16 per andare a lavorare, preferisco essere aggiornato non su qualunque mezzo pubblico che può avere dei problemi, ma proprio su quel tram lì, per cui mi avvisano quando si blocca, se c'è un percorso alternativo, e mi avvisano quando viene ripristinato il servizio, così sono in grado di organizzarmi meglio nel mio spostamento. Però la mobilità smart non è solo il trasporto pubblico, ma è soprattutto la riduzione del trasporto privato. Quello che si chiama la mobilità condivisa. Ormai sempre più città troviamo il car sharing, il bike sharing, addirittura è stato introdotto in Italia e tra i primi in Europa lo scooter sharing, cioè a Milano e c'è a Roma, c'è la possibilità di poter scegliere un mezzo qualche modo che non è mio, ma è messo in condivisione, utilizzarlo per lo spostamento, per il tempo di cui necessito, lasciarlo diciamo in giro per la città e continuare a muovermi di conseguenza. Allora, perché le città puntano molto sulla mobilità condivisa? Perché ad esempio uno studio che è stato fatto a Milano indica che le automobili sono utilizzate solamente in media 15 minuti al giorno. Ciò significa che stanno ferme, inutilizzate, sostanzialmente inutili, per 23 ore e 45 minuti tutti i giorni. Quindi immaginate cosa vuol dire avere meno auto nella città, ma più utilizzate, magari in modo condiviso, da più cittadini. Questi sembrano discorsi utopici, però in realtà a Milano, dopo nove anni in cui sono state introdotte piano piano tutte queste forme alternative di spostamento che danno la possibilità al cittadino di scegliere i modi diversi in cui spostarsi, questo è l'effetto, che ci sono 50.000 auto in meno. Cioè Milano è riuscita piano piano con questi mezzi a togliere 50.000 macchine dal parco auto che circola nella città. Quindi gli effetti di queste politiche a lungo andare si vedono. Addirittura ci sono delle città che si sono reinventate attraverso le tecnologie, attraverso i social network. Per esempio questa è una città spagnola che si chiama Hun, che è piccola in realtà, però si è reinventata, riorganizzata attraverso Twitter. Non solo il comune ha un account Twitter, perché questo ce l'hanno tanti comuni, ma tutti i dipendenti comunali hanno un account Twitter, tutti i cittadini hanno un account Twitter fornito, certificato dal comune, e il comune e i cittadini dialogano attraverso Twitter. I cittadini possono segnalare la panchina rotta, il lampione guasto, il verde mal curato, il comune manda una squadra, interviene e l'addetto fa la foto, posta su Twitter e restituisce quindi sia al cittadino che l'ha segnalato, ma a tutta la cittadinanza, il segnale, diciamo, che l'intervento è stato fatto. Questo ha migliorato la comunicazione fra cittadini e comune, perché i cittadini sono più motivati a fare le segnalazioni e il comune è più motivato ed è spinto ad intervenire nel più breve tempo possibile. Passiamo adesso al tema del turismo e della cultura smart. Qual è la nostra classifica del turismo e della cultura smart? Anche qui, vedete, c'è tantissima differenza fra le città. La prima
è Roma. Allora, Roma è una città sicuramente ritenuta problematica, che i cittadini romani, anche i visitatori, tendono a considerare tutt'altro che smart, però noi che analizziamo con questi parametri molto schematici troviamo tanti problemi, tante inefficienze, ma anche diverse eccellenze che sicuramente, se fossero più conosciute, i cittadini userebbero di più questi servizi e forse, diciamo, avrebbero una percezione della città diversa. L'ultima è, anche in questo caso, Campobasso. Ho scelto due casi in cui evidentemente a Campobasso la gente non si muove e non ci sono turisti. E Como dov'è? Ecco, Como è curioso perché è 56esima, cioè una performance peggiore della media. Quindi era 41esima sul generale, e poi vedremo perché su questo c'è una riflessione da fare. Allora, che cos'è che ha, diciamo, Roma di tanto particolare? Allora, Roma ha un sistema online multilingue per attirare i turisti da fuori, cioè si occupa soprattutto di spiegare che cosa è possibile trovare a Roma, dove si può dormire, dove si può alloggiare, e la possibilità anche di prenotare online tutti i musei, una serie di musei, una serie di gallerie e di monumenti online prima di arrivare. Quindi tanti video, i percorsi personalizzati, delle app che ti mostrano che cosa puoi visitare intorno a te nella città, cioè cura molto l'attrattività nei confronti dei turisti esteri. Per esempio, ha una app che consente di saltare la fila in alcuni monumenti. Nel Colosseo c'è sempre una fila gigantesca nei momenti in cui alla biglietteria, però anche in tempo reale io posso, tramite l'app, fare il biglietto, mi presento all'ingresso e mi fanno passare. Quindi delle tecnologie che consentono di facilitare l'accesso ai monumenti. Un'esperienza molto interessante è molto futuribile questa della realtà virtuale, cioè i fori romani. Ci sono due esperienze che vengono fatte nelle sere d'estate, in cui ai visitatori vengono dati degli occhialini e attraverso questi occhialini si vede il foro ricostruito con la realtà virtuale come era 2000 anni fa. E c'è una voce, in questo caso è la voce di Piero Angela, che racconta che cosa succedeva, come venivano utilizzati questi spazi, che cosa succedeva 2000 anni fa e quali eventi storici, tipo l'uccisione di Cesare, sono avvenuti in questi luoghi, no? E quindi c'è la possibilità di introdurre delle tecnologie molto avanzate che consentono di andare oltre le rovine pur bellissime che ci sono a Roma. Il prossimo passo è quello di, abbiamo detto, cittadino, turista, e il prossimo passo è provare a fare il pacco, perché anche il tema delle merci e dei pacchetti che girano nelle città è un tema che alle città sta molto a cuore. Molte città si stanno muovendo nella cosiddetta smart logistics, cioè la logistica intelligente, per evitare che i camioncini girino nelle città congestionandola e ottimizzando la consegna delle merci. Allora, chiudo su Como. Questa è la nostra visione. Questa è la nostra visione di Como su tutte le aree su cui, diciamo, analizziamo lo Smart City Index. Allora, come vedete, la linea rossa è il punteggio che dà, diciamo, a Como, il posizionamento di Como per ciascuna area tematica. Allora, ci sono due eccellenze che a Como, che qui il punteggio è superiore alle altre. Una è la sanità digitale, che è tipica un po' di tutte le città lombarde, in cui, per esempio, qui è possibile avere tutti i dati clinici in rete, è possibile prenotare online la visita sanitaria, è possibile ricevere il referto via email e pagare in molti posti il ticket online. Ma anche sulle reti ambientali, quindi sulla parte che riguarda le acque, la fognatura, il verde pubblico, i rifiuti, la performance di Como è, diciamo, superiore alla media in Italia. Quindi questi sono i due punti di eccellenza. I punti invece un pochettino più problematici sono questi che vedete con il quadro in rosso, cioè le reti energetiche, quindi sul fronte dell'illuminazione pubblica, dell'efficienza energetica, del risparmio energetico. Ci sono città che stanno puntando molto sulle energie rinnovabili per cercare di rendere la città un luogo dove si consuma meno energia e quindi più sostenibile. Anche sulla parte del government, quindi i servizi pubblici in rete, molte città si stanno spingendo sui certificati anagrafici online, sulle pratiche edilizie online, sull'identità digitale, quindi sicuramente su questo Como ha un po' da lavorare. La cosa sorprendente è questo tassello di turismo e cultura, perché Como è piena di turisti, è molto famosa nel mondo e quindi stupirebbe di trovarla qui. In realtà è una caratteristica che noi abbiamo riscontrato in molte città d'arte italiane, che in qualche modo si accontentano dei turisti che hanno
si accontentano quindi di mettere in rete un po' di informazioni per cercare di far capire cosa si può vedere nella città, eccetera. Quindi magari siti ben fatti, però in realtà molte città stanno scommettendo molto, molto di più su questo tema, perché dovete pensare che i turisti di domani sono i giovani di oggi che si informano, condividono e sognano anche i posti dove andare su Facebook, su Twitter, su YouTube. Allora, se una città non si presenta bene oggi con tanti servizi in maniera molto ricca su questi canali, rischia che poi i giovani di oggi non diventeranno poi i turisti di domani. Vi lascio quindi con questo compito. Grazie.